Con la fine di Fortnite capitolo 1 e l'inizio di Fortnite capitolo 2, il buco nero di Fortnite ha assorbito tantissime cose al suo interno, tra cui un sacco di oggetti, consumabili e veicoli che con l'andare del tempo ci mancano sempre di più e che rivorremmo assolutamente nelle nostre partite di Fortnite. Ed in questo video infatti andremo a vedere le 9 cose che ai giocatori mancano di più in assoluto di Fortnite capitolo 1 e che vorrebbero in Fortnite capitolo 2. Ma prima vi ricordo di iscrivervi e di attivare la campanella per diventare dei connessionati super fighissimi, super purissimi, con una connessione che spacca di brutto, e soprattutto di supportarmi nello shop col codice supporto un creatore OTPFI, altrimenti Faris verrà a trovarvi questa notte per farvi vedere un bel glitch per i V-Bucks. Ma ora, via il cappello e fuori l'uccello e andiamo subito al video, anche se in realtà ora posso rimettermelo. Prima di andare alla classifica, stoppate il video e ditemi subito qual è l'oggetto, consumabile o veicolo che vi manca più in assoluto di Fortnite capitolo 1 e che vi rivorreste assolutamente in Fortnite capitolo 2. E già che ci siete e state andando a commentare, lasciate assolutamente un bel like. Al posto numero 9 abbiamo chiaramente launchpads, che sono una cosa che ci ha accompagnato dalla season 1 alla season 10 per tutto il tempo. Vederli rimossi è stato veramente uno shock. Infatti i launchpad sono stati inseriti in una delle primissime patch di Fortnite e ci hanno accompagnato per ben 2 anni e passa. Cioè, alla fine possiamo paragonare il launchpad alle trappole, quelle appuntite. È uno shock non vederle più in game. E nella situazione attuale di Fortnite, il movement dato dal launchpad non può di certo mancare, visto che praticamente l'unico movement che c'è è l'acqua e le barche. Anche se in realtà il launchpad non era solo un oggetto di movement, perché dopo tutto veniva usato anche per pushare, quindi era un oggetto di attacco offensivo. Quante volte avete pushato un nemico proprio col launchpad? Dopotutto però si sa che la Epic ha voluto rallentare il gioco, e forse è proprio per questo che hanno rimosso launchpad, per rallentare il gioco ed evitare appunto che venisse usato come strumento per andare a pushare. Non so cosa ne pensate voi, ma io lo rivorrei indietro al 100%. Al posto numero 8 abbiamo il Barret. In Fortnite capitolo 2 abbiamo ben 4 cecchini e uno è più forte dell'altro. Quello d'oro è davvero davvero forte, infatti spara super veloce, fa anche parecchio danno. Ciò che però ci manca è un cecchino che spacca le strutture con un solo colpo, come faceva il Barret, perché io non so voi, ma il Barret era una delle mie armi preferite proprio perché riuscivi a spaccare le strutture con un solo colpo ed era una cosa veramente veramente fortissima. Anche perché il Barret era un cecchino che aveva qualcosa di diverso dagli altri cecchini e io lo rivorrei, soprattutto per entrare nelle strutture dei nemici con un solo colpo. Ma fatemi sapere voi. Al posto numero 7 abbiamo gli aerei. Gli aerei sono stati odiati fin da subito da quando li hanno aggiunti, nonostante io magari li abbia amati, ma questo perché erano veramente veramente super OP e la Epic li ha nerfati e nerfati fatti fino a quando non li ha rimossi definitivamente con l'inizio della season 8. Tuttavia, secondo me, con la mappa attuale che è montagnosa, sarebbe fighissimo riavere gli aerei in game, chiaramente con delle importanti modifiche. Intanto dovrebbero avere solo 2 posti e soprattutto la mitragliatrice dovrebbe essere spostata dal davanti al dietro, in modo che mentre uno guida l'altro dietro spara. E soprattutto dovrebbero togliergli il turbo, perché io non capisco come un aereo possa avere il turbo, di conseguenza andrebbe tolto, gli aerei dovrebbero andare sempre alla stessa velocità. Questo almeno è secondo me. Magari puoi aumentare la velocità dell'aereo quando sta andando in picchiata, però vabbè, voglio dire, il turbo no, non ha senso. Ma conoscendo la Epic Games, penso proprio che il prossimo oggetto volante che metteranno in game sarebbero gli elicotteri, che comunque non sarebbe niente di male e non vedo l'ora di vederli. Andando alla posizione numero 6 abbiamo i pompa buoni. Diciamocelo, in questa season i pompa fanno veramente 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 schifo. A parte lo spas, che vabbè, è lo spas, è fortissimo, è normale che sia fortissimo e sciotta con un colpo. Tutti gli altri pompa fanno veramente schifo, soprattutto il pompa del nonno, che è impreciso, inconsistente, fa poco danno, a volte fa 20, a volte fa 140, non si capisce niente. Non è possibile che il tattico sia più forte del pompa del nonno, per esempio, sparando al doppio della velocità. E soprattutto, secondo me, manca quello che è il pompa migliore in assoluto, a mio parere, che è il combat. Io rivorrei tantissimo il combat. Il combat era il mio pompa preferito e potrei quasi dire che è la mia arma preferita, insieme al Barret e la Thompson e la mitraglietta tattica. Direi proprio di sì. Bah, non so voi, ma per me è assolutamente così. Andando al posto numero 5 abbiamo i quad, l'ultimo veicolo che vedremo in questa top list, tra l'altro. Direi che i quad sarebbero perfetti per questa mappa, proprio perché abbiamo tanti ecosistemi diversi, tra le montagne, tra le colline, tra l'acqua e qua e di là. Il quad secondo me è perfetto, è proprio nello stile di questa mappa qui. E soprattutto c'è poco movement, cosa che ho già detto 7 milioni di volte in questo video. Non è possibile dover morire nella maggior parte delle partite per colpa della safe, perché è troppo distante.
pesante. E poi diciamocelo, se aggiungessero i quad e gli aerei avremmo un veicolo per ogni elemento. Le barche per l'acqua, i quad per la terra e gli aerei per l'aria. Anche perché in questo momento le barche vengono usate un po' per tutto. C'è stato un periodo dove con un glitch le barche volavano, quindi le barche per l'aria. Poi le barche vengono usate per l'acqua, come giusto così sia. Ma soprattutto le barche vengono usate per la terra. E qualsiasi bambino di 8 anni sa che le barche non vanno sulla terra. Quindi io non so che cosa si fumi la Epic Games. Però le barche possono andare solo in due cose: l'acqua e lo spazio, se proprio. Non di più. Quindi Epic Games, vediamo di sistemare questa cosa, perché non è possibile vedere le barche che vanno per terra. E dai. Ma andando al numero 4 abbiamo il glider redeploy, che sempre per il discorso di questa mappa super fighissima è qualcosa che ci starebbe tantissimo, visto che si tratta di una season, diciamo, montagnosa, dove si parla di scalatori, di pescatori, di alianti, però alla fine non ci date il redeploy. Ma è allora? Cioè, sarebbe strautile avere il redeploy, perché sarebbe utile per il movement, per andare in safe e non morire di safe. Non dico che sarebbe utile per scendere dalle montagne, perché per scendere dalle montagne basta scivolarci giù, tanto non sono così ripide che ti fai danno, anzi, secondo me questa è una cosa idiota, però vabbè. Ma il discorso è che sarebbe ottimo per andare in safe, e io capisco il discorso della Epic di non voler avere il gioco super veloce, però neanche così lento però è, perché altrimenti muoio di safe, mi incazzo ancora di più, preferisco morire di un giocatore che mi pusha piuttosto che morire di safe, lo so voi. E soprattutto, in modo che non accada più che quando mi butto in acqua, al posto di beccare l'acqua fonda, becco giusto quello spazietto di acqua che non è proprio fonda e muoio, e questa roba mi fa incazzare. Quante volte mi sarà successo, non so a voi. E ora siamo arrivati alla top 3, ma prima di andare alla top 3, vi ricordo che se vi interessa portarvi a casa le skin super rarissime ed esclusive a basso prezzo, quali Glow, Wonder, Honor e il piccone Minty, andate sul link in descrizione. E ripeto, prima di andare alla top 3, c'è bisogno di fare un'onorevole menzione a una cosa che l'Epic Games ha deciso di fare, ossia quella di rimuovere le patch notes. Secondo me è una cosa correttissima, perché un tempo i giocatori leggevano le patch notes ancora prima di giocare e dicevano: ah, hanno nerfato l'arma X, ah, hanno potenziato l'arma Y, allora adesso il gioco è una merda. Mentre invece, rimuovendo il fatto che la Epic rilasci le patch notes, i giocatori non sanno più le modifiche effettuate in gioco e di conseguenza non possono lamentarsi ancora prima di aver provato il gioco. Quindi devono provare il gioco e dire: ah, quest'arma mi sembra un po' più forte, ah, quest'arma mi sembra un po' più scarsa. E secondo me è una cosa molto corretta e molto giusta, e devo dire che l'Epic Games ha fatto un'ottima cosa qui, perché anch'io ero abbastanza condizionato dalle patch notes. Così nessuno potrà parlare senza prima aver giocato. Ma ora andiamo alla top 3, e al posto numero 3 abbiamo le vending machines. Io penso che le vending machines siano state molto utili nelle ultime season, da quando le avevano rese gratis, dove tu andavi, ti sceglievi uno su tre oggetti gratis e lo ottenevi. E io penso che in questo nuovo capitolo di Fortnite trovare armi rare sia molto più difficile rispetto alle precedenti versioni. Quindi avere delle vending machines in dei posti specifici dove andare a prendere le armi dorate o qualche cura sarebbe veramente veramente qualcosa di utile e figo. E secondo me non dovrebbero neanche metterle nelle città, ma metterle sparsi per la mappa in posti a caso, che magari uno ci passa per caso e becca quella vending machines che magari gli cambia la vita. Magari trova il Chuck Jug, magari trova la Launchpad, perché chiaramente l'Epic dovrebbe riaggiungerli, o comunque trova lo spas dorato, cioè voglio dire, buono. E andiamo alla numero 2, abbiamo il siphon. Questa cosa è stata una cosa che fin da quando è stata rimossa tutta la gente rivoleva subito indietro. E per chi di voi non sapesse cosa fosse il siphon, è quella meccanica per cui uccidi una persona e ti viene ridato 50 di vita e o di scudo e 50 per ogni tipo di materiale. Ora, lo so che c'è in arena, ma magari uno non vuole competere in arena, non vuole, ma vorrebbe comunque avere il siphon. E magari anche se vuole giocare in arena, vuole un attimo allenarsi perché in una lega potente e non vuole andare subito in arena, vuole andare un po' in pubblica a giocare e ad allenarsi, a riscaldarsi, e poi non c'è. E la gente dice: eh vabbè, ma meglio che non ci sia, così la gente pusha di meno. Ma in realtà non è vero, perché quante volte avete fatto un fight con un giocatore, siete a poca vita, avete tutte le armi da ricaricare e arriva il tizio che inizia a pusharvi? Quante volte vi è successo? E quante volte vi sareste salvati con 150 di materiali in più e magari 50 di vita in più? Perché magari vi dà quei materiali che vi danno la possibilità di ricaricare delle armi, perché magari vi dà quel 50 di vita che vi fa prendere qualche colpo in più prima di morire. Secondo me ci starebbe, e magari, vabbè, ok, in arena magari ci sta averlo a 50, ma magari in pubblica dai 25 di ogni materiale, dai 25 di vita, che è comunque già qualcosa. E ora siamo arrivati alla numero 1, e penso che alla numero 1
uno tutti saranno d'accordo. Magari per le altre qualcuno non era d'accordo, ma per questa, questa saranno tutti d'accordo. E parlo dei giocatori reali. La cosa che più mi manca la season 1 sono i giocatori reali. Basta con sti bot. Io non è possibile che vada nelle partite e becchi solo bot. Se vi ricordate nel Fortnite capitolo 1, di tanto in tanto lo beccavi un bot e ti facevi una risata perché faceva cose strane e dicevi vabbè dai. Ma in questa season 2 becco più bot che giocatori reali e non è possibile. E voi mi dite vabbè, ma vai in arena eccetera. Ma per lo stesso discorso di prima, se io vado in arena, prima di andare in arena perché magari sono a leghe alte e non tocco Fortnite da 3 giorni, ho voglia di riscaldarmi un po', di giocare, e voglio giocare in pubblica, non voglio giocare in creativa o in parco giochi, perché per giocare in creativa o parco giochi ho bisogno comunque di altra gente disponibile in quel momento a perdere tempo con me a giocare, e ho bisogno di gente comunque forte. Di conseguenza vorrei andare in pubblica e vabbè, in pubblica troverò giocatori scarsi, giocatori un po' più forti, giocatori molto forti, giocatori molto scarsi, però almeno c'è un allenamento. No, adesso solo bot, veramente non è che stanno fermi, cioè buildassero, no, buildano un muro, stanno fermi, fanno cose a caso, cioè dai raga, non è possibile, non è possibile che tutto l'inizio partita uccidi solo bot e arrivi che mancano 15 giocatori che sono tutti giocatori reali e che si trovano tutti nello stesso punto e iniziano ad accalcarsi uno contro l'altro. Altro non capisce più un ca. No, non è divertente così. Io voglio i giocatori reali come tempo fa. Questo mi manca più di tutto della season 2. Io voglio via questi bot, o li potenziano o non lo so, ma veramente così non è possibile. Non è possibile. Fatemi sapere voi cosa ne pensate.